Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ex membro dell'Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, è diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra capitanata dal rapper Ilunga. Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visualizzato su YouTube a livello mondiale nel 2014. In seguito al trionfo a The Voice of Italy, Suor Cristina ha pubblicato il suo primo album, dal titolo Sister Cristina. Riscuotendo un notevole successo oltreoceano nel 2018, è uscito il suo secondo disco, Felice, al quale ha fatto seguito la partecipazione a due talent show. Prima ha preso parte alla trasmissione statunitense The World's Best, per poi mettere alla prova le sue doti di danzatrice a Ballando con le Stelle. Nel 2020 è stata ospite a Guess My Age, Indovina l'età, prima di prendersi una pausa dai riflettori. In seguito all'intervista è tornata sui social, dove ha condiviso un messaggio di ringraziamento ai fan che l'hanno sempre supportata. Nella didascalia, Cristina ha ringraziato anche le suore che l'hanno accompagnata nel suo percorso, la sua amata famiglia e tutti gli amici che le stanno sempre accanto. In poco tempo il post è stato sommerso dai commenti degli utenti divisi. Per i fan di Suor Cristina è stata sicuramente una sorpresa inaspettata. Nonostante ciò, il suo cambiamento è stato molto apprezzato. La sua trasformazione è a dir poco stupefacente. Come spiegato in precedenza, la cantante ha detto addio alla tonica da suora e il nuovo look le dona tantissimo. Il suo splendido viso è incorniciato dai capelli lasciati sciolti ed è valorizzato dal make-up che le dà un'aria decisamente diversa rispetto all'immagine completamente pulita del passato. Presto i fan potranno seguirla in una nuova avventura. Cristina, infatti, sarà una dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La notizia è arrivata nelle scorse ore e gli spettatori sono già impazienti.